mangiare più di adesso, magari per me. È cambiata tantissimo. Per anni si è parlato di Lampedusa come il posto peggiore, no, d'Italia, d'Europa, dove sbarcavano continuamente gli immigrati, dove in acqua c'erano i cadaveri dappertutto, quindi dal punto di vista, diciamo, turistico ci ha penalizzato tantissimo. Dall'altro ci ha fatto crescere, perché abbiamo imparato a fare accoglienza e l'abbiamo imparato bene. È costretto a fuggire. Chi di noi, soprattutto di quelli che sono marinai, avrebbe coraggio di prendere il proprio figlio, la propria figlia e fare su un canotto 120 miglia? E una è quella istituzionale, che confliggono sempre in realtà, no? Nel corso degli anni c'è sempre stata questa differenza tra chi è pronto a dare aiuto, ad accogliere e ad aiutare, cioè la gente dell'isola, e le istituzioni che invece cercano sempre di chiudere. All'inizio c'era il primo centro accoglienza che hanno fatto, era un vero e proprio carcere col filo spinato, era una cosa vicino all'aeroporto, un posto terribile. Thank you.
15, il 3 ottobre ero qui sull'isola, la frequentavo già da tanto tempo e sono venuto per il naufragio. In quell'occasione abbiamo visto per la prima volta i corpi dei naufraghi, di chi non ce l'aveva fatta. 366 corpi più due recuperati in un secondo momento, più un bambino nato durante il naufragio, dove c'è stato un parto durante quel naufragio. E per la prima volta i corpi sono stati recuperati tutti. Noi abbiamo voluto pensare che si fossero voluti mostrare, perché di naufragi ne avevamo sentiti tanti prima, si calcola 20.000 morti all'arco degli ultimi 10 anni, però non si erano mai visti. Maggioranza ancora oggi è senza nome, però c'era un flusso anche di familiari che arrivava con grande frequenza a cercare notizie, e io durante quei giorni ne ho incontrati tanti, e l'unica cosa che consentiva loro di riconoscere in qualche modo erano dei piccoli oggetti, vestiti, una cinta, anelli, qualcosa che erano trovate, qualcosa degli oggetti appartenuti a chi era morto sott'acqua. Che sicuramente fanno parte anche della nostra vita, no? Non so, e che quindi ci aiutano a riconoscerle, queste persone. Avevo un documento con un nome, con dei timbri rivisti, e capisci chi è, che giro ha fatto. I numeri non aiutano mai a capire, ma i volti, le fotografie, le storie, i nomi, sì. È quasi il nostro ambiente naturale, no? Da piccolino inizia a fare apnea. Ti confronti ogni momento con te stesso, no? Impari a conoscerti, impari a sentire il tuo respiro, impari a sentire il tuo battito del cuore, quindi è un rapporto, diciamo, con te stesso, che all'interno del quale nessuno può entrare. Anche sopra, sotto.
ho recuperato purtroppo, ahimè, il primo corpo senza vita nell'88, l'89, che è stato uno dei primi naufragi grossi. Credo che siano morti una ventina di persone allora, e ho recuperato l'ultimo, e spero che sia l'ultimo veramente, corpo senza vita, nel 2013, quindi qualche anno fa, quando c'è stato il naufragio del 3 ottobre. Stiamo parlando di 25 anni più o meno, no? Forse più, quasi 30, e non è cambiato tantissimo. Con la mostra Apnea di Vanessa Vozzo e Stefano Sburlati, un'installazione interattiva immersiva sul dramma dei migranti. Fondazione 107 a Torino fino al 20 novembre. Affidarsi all'arte per parlare della tragedia dei migranti. Tre diversi ambienti. L'esposizione di oggetti appartenuti ai 368 naufraghi inghiottiti nel canale di Sicilia, marzo 2013, e a molti altri dopo di loro. Sono stati raccolti al Museo Temporaneo di Lampedusa, filmati e fotografati da Vanessa e Stefano, gli autori del progetto Apnea. In questi anni, grazie al Comitato 3 Ottobre, molti degli affetti personali sono tornati alle famiglie. Poi ci sono le bussole, donate dai Medici Senza Frontiere, oggetti necessari alla navigazione, unico strumento di bordo per tentare la traversata. Il visitatore alla fine avrà l'occasione di indossare un visore di realtà virtuale a 360 gradi. Questo visore servirà non tanto per trasmettere la tragedia dei migranti, ma per poter riconoscere delle paure, la paura dell'acqua, la paura dell'inconscio, la paura delle profondità marine. Molto da vivere più che da raccontare, non rende raccontata. Ambiente interattivo che reagisce in tempo reale ai movimenti degli spettatori e quindi modifica audio e video in relazione a dove siamo, e sono tutte tre posizioni anche simboliche di quella che può essere, di quella che abbiamo immaginato essere la traversata, quindi l'arrivo alla terra, un buco infinito, oppure un waiting, una sospensione, un limbo in cui ci si può trovare. È stata un'esperienza un po' soffocante perché ovviamente girandoti col visore vedi a 360 gradi. E sentire il suono dell'acqua, i bambini, è emozionante. Questa impressione, questa immersione totale è veramente incredibile ed è un'esperienza emozionante. Tutti immedesimi in qualcuno che sta affogando, tra virgolette, però intorno a te è tutto bellissimo. E questo anche mi ha fatto un po' controsenso, perché mi immaginavo una scena macabra, ok, prima di arrivare qua. Festival Castel dei Mondi 2017, la mostra Apnea Project, a cura di Vanessa Vozzo e Stefano Sburlati della Fondazione 107 e Officine Sintetiche Servizio. Mamma mia, pazzesco! È
ma è un lavoro estremamente emotivo, estremamente percettivo, quindi anche questi tappeti non creano un gioco, ma creano un ambiente che fa percepire le immagini in un determinato modo, a seconda di tutta una serie di studi di psicologia della percezione che sono stati svolti come background di questo lavoro. Mi è piaciuto l'idea di poter essere dentro un ricordo non mio, perché probabilmente può aiutare a comprendere. È impossibile parlare di questa cosa, e nel senso che sembra che, cioè, c'è il rischio di essere arroganti se si vuole avere un'idea. E secondo me questo approccio, cioè, mi ha colpito e mi è piaciuto, perché pur non potendo parlare, è giusto comunque che in qualche modo ci si ragioni sopra. E anche questa esperienza fisica, senza una parola, ma è proprio l'essere dentro, pur essendo consapevole del fatto che non potrà mai essere come la vivono loro, in ogni caso mi ha colpito tanto. Thank you.